Ci spostiamo a Bellinzona, dove si trova uno spazio privilegiato per la riflessione sulla modernità, il CACT, Centro Arte Contemporanea Ticino. Il tempo è amore, perché viviamo in un'epoca dove tutti parlano di denaro, ma io penso che abbiamo bisogno di amore. Un piccolo grano d'amore ci fa bene. L'arte video è il medium di domani. Tutti siamo abituati alla TV, all'immagine in movimento. La pittura, la scultura, la fotografia, tutti ci siamo abituati. Ma il video è più accessibile. Io cerco di entrarci in maniera conviviale e ludica. La video art è apprezzata da molti, ma per i profani non è sempre accessibilissima. Immagini sgranate, sfocate, sovrapposte. E a volte ci si dice, facile, lo sapevo fare anch'io. Tutti credono che sia facile, ma no. No, non è facile, ma nello stesso tempo dici che il video è accessibile. Quindi si può pensare che l'arte video è facile. Ma no, assolutamente. Tutti si dicono, è troppo facile. Lo sanno far tutti. Ma no, assolutamente no. C'est trop facile. Tu vois, je peux faire ça parce qu'on voit comme la télé. Non, pas du tout. È riduttivo come argomento. Ci sono opere facili da realizzare da un punto di vista tecnico, d'accordo? Ma dietro c'è tutto un lavoro, un concetto, una definizione. C'est tout un travail. Ah ouais, il y a un concept derrière, il y a une définition, tout ça.
Sì, io lo so. L'evento Time is Love non si è svolto in un loft underground newyorkese, ma al pian terreno di una villa di Bellinzona. È la sede del Centro d'Arte Contemporanea Ticino. Il CACT ha 16 anni di esposizione d'arte contemporanea alle spalle e in Ticino non è cosa da poco. È uno spazio curato con passione quasi maniacale. La mostra attuale si intitola Mutations. La mostra raccoglie due artisti diversi con dei punti comunque di pertinenza. Alla mia destra abbiamo Barthélemy Togo, francese originario del Camerun, che sviluppa il tema della mutazione corporale, quindi in questo caso la circoncisione, come elemento culturale e religioso, quindi legato alla sua identità culturale e razziale. Nel caso di Martin Sulzer, alla mia sinistra, tedesco di Berlino, giovane tedesco, lui affronta il tema legato all'immagine, alla produzione, alla società della produzione dell'immagine. Quindi un'intervista a un transessuale che lui rielabora digitalmente, lo rende cyber e lo fa diventare in qualche modo una sorta di avatar. Il CACT è anche una fanzine, curata da un artista diverso ogni numero. In questo caso tra le mani ho la fanzine che è dedicata al mio lavoro, che è la numero 0, e ho parlato dei social network e del web 2.0, dove ognuno di noi diventa assolutamente protagonista dei contenuti di internet. Nel mio caso io ho pensato di realizzare una cosiddetta paper doll, ovvero un pupazzo di carta che va costruito e che diventa praticamente questo oggetto qua. E, il paper doll non è altro che la nostra trasposizione virtuale di ciò che presentiamo agli altri, ad esempio sui social network. Mario Casanova, ma nella sua confusione sicuramente trova sempre il modo di trovare le cose che gli interessano, quindi direi un disordine ordinato. Beh, è difficile rimproverare Mario Casanova perché ha sempre la risposta pronta. Il Centro d'Arte Contemporanea per me è da sempre, è un luogo, un giardino delle delizie, un luogo delle visioni, credo all'arte e alla cultura proprio come un'alternativa alla vita reale. Beh, per quanto riguarda me, la possibilità finalmente di poter parlare con le mie visioni e la mia idea di arte contemporanea e farlo con uno spazio messo a disposizione da Mario Casanova come carte blanche, quindi con piena autonomia. Trovo che l'arte sia necessariamente antireale e irrazionale, e in un mondo così reale e realistico abbiamo bisogno di cultura in questo senso.